giro per la città per esprimere gratitudine e apprezzamento ai palermitani, alle famiglie, agli operatori economici che hanno evitato a Palermo che si verificassero le tragiche condizioni di altre città d'Italia. Dobbiamo preservare questo patrimonio di sicurezza, ecco la ragione per la quale esprimo gratitudine e apprezzamento a quanti hanno contribuito e sono costretto a ricordare a tutti di rispettare le disposizioni del Governo nazionale, del Presidente della Regione. E da questo punto di vista voglio chiedere di aiutare le forze dell'ordine che sono diversamente costrette ad applicare sanzioni rigorosissime per quanto riguarda l'amministrazione comunale. Il sindaco ha solo un potere, quello di chiudere intere zone. Mi auguro di non essere costretto a chiudere alcune zone della città. Dipende tutto dal comportamento di tutti e di ciascuno e bisogna smetterla, come si fa in alcune ore della sera, a fare delle passeggiate inutili in tutti nella stessa strada, finendo col creare le condizioni per un danno irreparabile a una ripresa lenta ma necessaria.